Seller Furniture è basato su una piattaforma digitale dove qualsiasi utente può prima di tutto personalizzare i propri arredi, quindi tramite dei tool molto semplici da usare può scegliere le varie finiture del suo progetto, quindi che comprende appunto una collezione composta da tavoli, sgabelli, librerie e appunto la cucina. Seller Furniture è basata su 4 concept fondamentali: il primo appunto è la personalizzazione, il secondo è la digital fabrication, legata al fatto che ogni arredo è pensato su un sistema parametrico, quindi adattabile in base alle esigenze del cliente, quindi ogni singolo pezzo, l'unicità è lo standard fondamentalmente, non abbiamo pezzi prestabiliti ma ogni pezzo viene fatto su misura. Successivamente viene realizzato con macchina a controllo numerico, questo ci consente appunto di creare appunto una produzione praticamente sartoriale, e infine l'ultimo passaggio è il montaggio di ogni arredo, che avviene solamente tramite incastri, quindi non utilizziamo né viti né colle, quindi ogni arredo è appunto montabile in pochi minuti e con grande facilità. Think Things Design is based on different children's sensory needs. Mia chair is for sensitive ones. The seating acts as a deep pressure suiting, so when they feel overwhelmed or uneasy with the environment, they can sit in it and it squeezes them a little bit, so that makes them feel calmer. And they can hide themselves with the cocoon and isolate themselves from the noises or lights or people if they need. And Ika chair is basically a swing. Its seat is not fixed. Children sitting in them are always making some movement, and the seat is providing them with sensory input they need. This is jacquard weaving, and the material is wool. So after weave, I put this fabric into the hot water, so the wool is shrink, so that texture is like soft and warm. I studied textile structure in the university, so I kind of invent this technique with Japanese factory.